Bentornati sulla nuova puntata di The Game is Alive. Spezzo The Game is Alive. Una puntata speciale. Come potete vedere dalle forbici non è Art Attack. Una puntata speciale unboxing del Steam Controller, motherfucker. Luca, mi è arrivato dal Lussemburgo, ragazzi. Lussemburgo, da Lussemburgo, proprio dalla sede della Valve. Lussemburgona, no. Valve. Sì, perché là pagano i tassi. Tutti questi Steam Wallet che volano nel cielo, i nostri Steam Wallet. E insomma, niente, lo Steam Controller che cos'è? Praticamente il nuovo controller che ha sviluppato la Valve. Sono fissa, ragazzi, perché cioè il primo dispositivo, oltre vabbè, le Steam Machine, roba del genere, che prodotto in larga scala da Steam, insomma. Sì, Valve. Praticamente quello che vogliono fare Steam è, diciamo, portare il computer gaming nei soggiorni. E quindi non poteva mancare il joypad. Joypad. Che tra l'altro rende giocabili i giochi non giocabili col pad. Che senso? Ah, sì, è vero, perché nel senso che tipo che ne so, Counter-Strike a quanto pare potrà essere giocato con il pad, cosa che noi faremo è qua più o meno. No, sì, quello dopo. No. E che comunque la comodità di sparare col touchpad sarà tipo sparare col touchpad del portatile, quindi sì, poi bisogna al contrario, cioè perché i tasti ce l'hai sul destro invece, capito, no? No, mi ce l'hai sul destro. Oddio. Ragazzi, abbiamo veramente problemi di scotch in questo canale. Niente, piccoli imbrevisti, cresco. Piccoli brividi, ragazzi. Che palle. Andiamo a favore camera. Ho preso le forbici, usale. Tutto chiusa stora che è un Abruzzo. Sì. Come pure le 8. Non mi rovina la scatola che ti ammazzo. Ma guarda che è già difficile aprirle normale, perché devi pure dal contrario a favore di camera. Spacca. Dove c'è sta la panza mia che si vede. Quando non ti medaglia. Da sempre 20 minuti di video noi. No. Maronna che bella! Al contrario, ragazzi. Questo è lo Steam. È bellissimo, oddio, c'è il logo della Valve sulla scatola. Tutto così. Steam Controller. Ascolta, assemblato in USA, non ci credo mai. Andiamo a rimuovere. Guarda com'è bello. E di questo è il touchpad. Ah, ok. Questo è lo Steam Controller, ragazzi. Touchpad? A me sta. Mentre sono qua bombato, cioè, vai, alzo il logo. E tu le frecce sono stranissime. Peggior unboxing della storia, ragazzi. Allora, nella scatola troviamo, vabbè, un cavo micro USB. Lo puoi attaccare sia al controller diretto per giocare con il cavo, insomma, oppure usarlo come wireless usando questa base qui, questa qua che vi mostro, con la chiavetta USB Wi-Fi con le pile, cosa da non sottovalutare. Hai capito? Ricordate quando da ragazzini comprava dei giocattoloni e non c'erano le pile, era domenica. Quanto rosicavi. Allora vabbè, c'ha il pad delle frecce, ed è proprio premibile, insomma, sentite qua. Premibile. C'ha i dorsali che è proprio L1, R1 e I2, cioè proprio pare finto al... Però, cioè al tatto leggerino. Sembra leggero, pare finto. No, quello è per aprire, ci stanno poi i video dentro. Ok. Come richiudilo almeno. Aspetta, fammi vedere i video. Non è il panno pila. Quello là. No, là ci vanno le batterie. Tac, che... tac. Che sono tasti. Confronta un joypad da play, senti quanto pesa di più. Quello c'ha tutte cose, però microfono, luce, cose, cazzo. Questo è il... confronto col pad da PlayStation 4. Ma il peso di col pad da PS4 è mega... molto di più. E poi c'ha i tasti dell'Xbox. Vedete a confronto Xbox 360, PlayStation 4, Steam Controller, tutti neri. Tutti neri. A me piace, però sinceramente è scomodo. Non so se vedete. Ah, perché è fatto tipo. Che ho le mani grandi. Quadro. È tipo un arcato. Poi dice è piatto e io mi muovo bene. Io che ho le dita lunghe. Su questo arrivo alla fine, vedete? E qua sarebbe il centro del pad, questo qua, un touch. Boh, forse questa è un po' la cosa scomoda, che sto tipo. Forse devi metterti a giocare così. Devi metterti a giocare, tieni tipo pisello. E vabbè, le nostre first impressions sullo Steam Controller. Allora proveremo un gioco, proveremo un paio di giochi. Su Rocket League che lo vendevano insieme. Vedete qua sopra la testa, il cadetto A. Mentre
sulla mia facciona vedrete il video di Counter Strike giocato con il assolutamente no, un cazzo perché io sono povero, non c'ho una idea, non c'ho i giochi, c'ho la qua. Per dopo. Rimanete sintonizzati, cliccate sui link che avete visto qua sopra e sulla facciona di Fabrizio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, pace e bene. Ciao. Bella raga, il video è finito, mettete un like se vi è piaciuto, condividetelo, iscrivetevi al nostro canale e mettete un like alla pagina Facebook.